picchiando praticamente nulla, sono tutto quasi come da programma e d'abitudine, nonostante questo si è arrabbiato un pochino alla fine. No, alla fine mi sarebbe arrabbiato perché poi in quei momenti lì mancano 2 minuti, la palla va portata sulla bandierina, abbiamo battuto una punizione, abbiamo regalato la palla agli avversari e quindi quei momenti vanno gestiti bene. Stasera la squadra però in quei momenti lì dopo il gol è stata brava perché abbiamo pressato in avanti, loro praticamente non sono mai arrivati dentro l'area, questo direi è una cosa importante. Avete forse faticato un po' nel primo tempo? Primo tempo abbiamo faticato molto, giocavamo sicuramente una serata un po' surreale perché comunque i ricordi di Gianluca ha pesato molto, è stato emozionante e toccante lo stadio, il discorso di Gianluca Pessotto. È un Udinese forte fisicamente e tecnicamente. Il secondo tempo noi abbiamo continuato, loro sono un po' calati, i cambi ci hanno dato una grossa mano. Mister, le chiedo di Maria, non so se ha chiesto il cambio, se è tutto a posto, se spera di recuperare qualcuno per Napoli. Ma recuperare per Napoli è molto difficile. Per quanto riguarda Di Maria, ha giocato una partita a livello tecnico importante, come nelle sue qualità, così come Paredes, così come Rugani. Rugani ha fatto una partita straordinaria stasera a livello difensivo, però non ha assolutamente niente, è uscito per stanchezza. Ecco, mister, come ha ritrovato Paredes dopo il mondiale? Paredes ho trovato meglio oggi e io credo che l'abbiamo preso per questo, perché ci dia molta qualità a metà campo. È normale che gli chiedo delle cose, lui deve essere bravo, che è molto bravo a giocare per mandare gli altri, e invece su questo ogni tanto gigioneggia un po' con la palla, te la do, me la ridai, te la do, me la ridai, questa è una che mi piace molto. Ok, grazie. Grazie a voi.